Sono qui con Maritza Paradiso. Ma ciao Miki, ciao a tutti quei telespettatori. E Francis? Presento mia moglie. Ecco, perché mi presenti tua moglie? Raccontami un po'. Perché come tutti gli uomini, a una certa età abbiamo paura di rimanere soli. Quindi cerca di capire la mia psicologia. Io sono un bell'ometto di 54 anni. Bene, adesso voglio un figlio e avere una famiglia. Quindi hai deciso di fare il papà? Sì, perché no? Perché no? Ho deciso di fare il papà, la mamma sarà lei, perché lei molto gentilmente si presta ad accettare il mio sperma e quindi a darmi un figlio, un sperma che io ho congelato nel 1978 al Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road, London, ecco, prima del mio intervento. E tu mi direi, come hai fatto a congelarlo? Beh, prima dell'intervento, se mi permette, tre me ne sono fatte. Hai fatto bene, non so mai. E quindi quando è in previsione questa fecondazione? Prima di Natale, e sarà una cosa bella anche per il signor Chiambretti, per il Chiambretti Night, che sono delle persone, degli artisti stupendi che io adoro. E quindi a lei crescerà il pancione. E, Dio mio, mi viene di pensare che potrebbe nascere omosessuale. Beh, se mi nasce come Leonardo da Vinci sono felice. Sei felice così? Sì. Sei contenta? Ti vedo per la prima volta forse emozionata veramente a dire sì, questa mi cosa. Mi piacerebbe avere un figlio poi come lei. Come quando il nostro adorato premier disse dell'attuale presidente degli Stati Uniti, è un simpatico uomo un po' abbronzato. Ecco, vorrei avere un figlio un po' abbronzato. Maschio o femmina? Se è frocio è meglio. Preferisci frocio, fantastico. Simpaticamente quello che è. Ci sono due novità grandi. La prima, questa che credo sia la più importante. Poi mi hanno raccontato che girerai la prima scena del film di Moana. Ah sì, Sì, pensa, dopo 10 anni che io non salgo, non entro più in un set di un film hard col signor Beraldi per la regia. Chi è il regista? Max Bellocchio, chi è? Se non lo sei tu, Maurizio. Non lo so, perché mi hanno detto che io ci sarò, perché io sono quella che... Sì, tu ci sarai. Sono quella che al Chiambretti ha donato l'abito vero di Moana, quello rosso con la sua coroncina, perché ci scambiavamo i vestiti quando lavoravamo al teatrino, che adesso non c'è più, purtroppo. Al teatrino non c'è più neanche la signora. Io ricordo sempre comunque nelle mie preghiere, sempre, ecco. A differenza comunque di Milly D'Abraccio, che in diverse conferenze stampa continua a dire Moana è morta. La parola morta è orrenda, è tremenda. Moana non è morta, Moana non è mai scomparsa, Moana rimane nei nostri cuori. Moana è trapassata e sicuramente sta meglio di noi. Il ricordo di Moana più vivo che hai? Quando la baciavo, perché per me il preliminare più importante è il bacio. Ecco, io potrei baciare sino a togliere il fiato, quindi benvenuti in sala rianimazione. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Sono stata chiara!